vi darò dei consigli spicci. Consigli spicci in quale ambito della danza? Quale situazione mai avrà ispirato questo tipo di video? Parliamo di relax perché comunque abbiamo parlato di obiettivi dell'estate, allenamento e cose del genere, adesso è giunto il momento di parlare di qualcosa di rilassante, ma in realtà non tanto rilassante quanto vivere in maniera rilassante una situazione che in realtà rilassante non è. Non so se mi sono spiegata, ma adesso vi parlo di questi consigli spicci appunto per quanto riguarda come sfruttare al meglio i camp estivi di danza. Passo a spiegare per chi è neofita, non è nell'ambiente di danza: esistono questi campus estivi dedicati ovviamente solo all'arte terzicorea, ce n'è di tutti i tipi per tutte le discipline, con un gran numero di ore, un numero di ore ridotto, ci sono pacchetti per ogni età, per ogni esigenza artistica e sportiva. Ci sono ovviamente in tutto il mondo, in tutta Italia, con costi diversi, chiunque può andare a farli, anche solo per farsi una vacanza un po' particolare con i compagni di danza, col proprio insegnante. Molto spesso vengono assegnate delle borse di studio ai concorsi piuttosto che altro per partecipare a questi campus, e devo dire che avendo fatto questa esperienza diverse volte sono delle occasioni di crescita veramente importanti. Però molto spesso, soprattutto le prime volte che uno si interfaccia con un campus estivo, quindi con un ambiente diverso, con insegnanti diversi, capita che il comportamento che magari si tiene in aula cambino di punto in bianco per ritrovarsi in una situazione nel quale non si sa più chi si è a livello artistico. Per evitare di arrivare fino a questo punto vi do ora dei consigli appunto per affrontare questa esperienza in maniera rilassata, divertente e soprattutto per sfruttarla al meglio. Il primo consiglio che vi posso dare è di trovarne uno che rispecchi le vostre esigenze. Allora, ce n'è, come dicevo, veramente tantissimi di tutte le discipline, quindi chiaramente se voi siete improntati sulla danza classica non andate a fare un campus dove ci sono tre quarti delle ore su tutte le discipline hip hop e due ore di danza classica, non ha assolutamente senso ed è un cattivo investimento secondo me, a meno che non siate incuriositi. Se siete improntati sulla danza classica, vi vede per la danza classica, cercate un campus che abbia la maggior parte delle ore di danza classica e qualche ora magari di contemporaneo, moderno e altre discipline. Allo stesso modo ovviamente per tutto il resto, quindi vale lo stesso ovviamente per chi fa danza moderna, hip hop, contemporanea, latinoamericano e così via. Allo stesso modo chiaramente se invece uno vuole farsi questa esperienza facendo un po' di tutto, date un'occhiata al palinsesto degli insegnanti per vedere se ci sono diverse discipline o se è tutto improntato su un'unica disciplina. Insomma, le esigenze poi le potete valutare voi. Possono essere chiaramente a livello economico, a livello artistico, ma soprattutto la prima cosa che vi deve scattare è dove e chi. Nel senso, dove si fa questa cosa, nel posto mi potrebbe piacere e chi insegna in quel posto. Quindi, seconda cosa che vi consiglio caldamente, che in pochissimi fanno, è informarsi sugli insegnanti che ci saranno in questo campus. Quindi, una volta che avete scelto il campus adeguato alle vostre esigenze economiche e non, andate a vedere i curriculum o comunque i lavori, le coreografie, i video degli insegnanti che ci saranno. Questo per farvi un'idea di che cosa andate incontro, per potervi preparare a livello tecnico a questo viaggio e non arrivare là spiazzati. Faccio un esempio. L'insegnante Mario Rossi, famosissimo coreografo italiano, ha uno stage di contemporaneo. Io studio danza classica, mi piacerebbe comunque studiare con Mario Rossi. Però non ho assolutamente idea di che tipo di danza contemporanea faccia. Io sono una persona molto timida e riservata, arrivo là senza essermi informata su Mario Rossi e Mario Rossi propone un laboratorio di contact, che sarebbe questa tecnica per il quale devi abbracciarti con gli altri e sfruttare i loro corpi. Chiaramente io mi sento assolutamente a disagio in una situazione del genere, quindi quello che vi consiglio è questo. Chiaramente io sono sempre per lo sperimentare, quindi anche se uscite un po' dalla comfort zone sicuramente non morirete e non vi troverete eccessivamente a disagio. Bisogna sempre provare le cose prima di dire no, non mi piace, però allo stesso tempo, se volete specificatamente studiare una determinata cosa e svagare con il resto, cercate qualcosa che sia effettivamente nella vostra comfort zone. Oppure, comunque questo consiglio lo potete anche sfruttare solo per curiosità, nel senso che è giusto informarsi su chi ha fatto cosa e se gli insegnanti soprattutto vale la pena di andarli a pagare, ecco, per delle lezioni. Se
anziché Mario Rossi, famosissimo coreografo, vi informate e scoprite che Giuseppe Verdi invece è una mezza calzetta appena uscito dalla scuoletta del cavolo e si è messo a fare il coreografo, secondo me non ne vale la pena, detto proprio fuori dei denti. Altro consiglio importantissimo che vi do: una volta che siete sul posto e che vi mettete in gioco con le varie lezioni, sfruttate ogni occasione possibile per migliorarvi e perfezionarvi. Molto spesso capita che, come dicevo all'inizio, ci si senta intimoriti dall'approccio di un insegnante nuovo. Chiaramente la vostra priorità nel momento in cui andate a studiare con qualcuno che non conoscete non è piantare il muso e il muro fronte a questo insegnante perché non ha l'approccio che voi conoscete bene. Anzi, bisogna reagire con curiosità a tutto quello che vi dice, perché sicuramente, essendo una voce fuori campo, ecco, rispetto alla vostra vita normale, i consigli che vi dà magari vi possono anche essere più utili. Ci sono due tipi di persone agli stage di solito, ai campus estivi. Ci sono le persone che reagiscono con curiosità, si entusiasmano e lavorano il doppio meglio. Ci sono le persone invece che si chiudono e addirittura peggiorano facendo questo tipo di esperienza. Quindi voi che tipo di persona volete essere? Comunque è veramente molto utile, e soprattutto nel momento in cui entri in una lezione devi focalizzarti sulla richiesta dell'insegnante, che non è sempre la stessa dell'insegnante che ti ha cresciuto, anzi, proprio per questo è una bellissima cosa. Altra cosa importantissima da fare, non solo ai campus estivi, ma ovviamente anche agli stage singoli in generale, è pensa a te stesso, non pensare agli altri, non fare confronti con gli altri, non sentirti in competizione con nessuno nell'aula. Molto spesso quando si va a conoscere un ambiente nuovo, in generale con persone nuove, la prima cosa che si pensa è a guardare gli altri, quello è bravo, quello non è bravo, guarda quello come è aperto nelle spaccate, e questo già solo nei primi 5 minuti in cui si entra in aula, che tutti si stanno scaldando, ci sono persone che ti squadrano dalla testa ai piedi, che personalmente sono persone che non sopporto, perché appunto non sfruttano la cosa a loro vantaggio, ecco. Quello che bisogna fare, l'unico motivo buono per guardare gli altri in una situazione del genere, è: quello è bravo, vediamo come fa a fare quella cosa. E magari anche bisogna socializzare con queste persone, chiedergli dove hanno studiato, cosa hanno fatto. Socializzate, insomma, nel senso, questo è l'unico modo in cui potete approcciare in modo sano con gli altri, ma principalmente quando si entra in una lezione, ma questo anche nelle lezioni normali, ve l'ho detto tante volte, mettersi in competizione con gli altri non ha assolutamente senso, vi aiuta solamente a perdere energie in una cosa che è un cattivo investimento per la vostra salute mentale. Quindi no, cioè, sfruttate la lezione per voi, miglioratevi voi, non guardate gli altri. Credetemi che è tutto diverso, parla una persona che ha cambiato ottica da così a così e che prima ragionava guardando sempre gli altri al punto da avere quasi timore ad andare a studiare con altri insegnanti. Un'altra cosa molto molto importante è adeguare lo stile di vita, inteso a livello proprio di salute, quindi sonno, fame, sete, insomma i bisogni biologici dell'essere umano, alla richiesta energetica. Sembra una cosa molto scientifica, ma in realtà è molto semplice. Se Maria Bianchi va a fare lo stage da 6 ore al giorno e ha una pausa pranzo da mezz'ora, ha il tempo di fare colazione, di cenare, di dormire, chiaramente non è consigliabile saltare la colazione, saltare il pranzo, saltare la cena perché si è stanchi e si deve fare la doccia e uscire tutta la notte con i compagni di danza per poi il giorno dopo fare altre 6 ore. Bisogna adeguarsi un attimo. Allo stesso modo invece la persona che va a fare un campus ma moderato della serie 2 ore al giorno solo della disciplina che già pratica, magari una la mattina, una al pomeriggio, ti permettono di mantenere uno stile di vita normale, ecco, quindi mangiando sano, permettendosi anche di mangiare pochino se fa caldo, se si è stanchi o cose del genere, insomma di avere dei ritmi un po' più rilassati. Dipende un po' dall'esigenza che avete. Chiaramente se cambia lo stile di vita, quindi se passate da un 2-3 ore al giorno a 6 ore al giorno, 7 ore al giorno di lezione, dovete mettere in conto di raddoppiare il tutto, quindi raddoppio le ore di sonno, raddoppio le razioni di cibo, in maniera oculata, cioè della serie non andate a mangiare la pasta al forno prima di uno stage perché non è il caso. Raddoppiate magari anche gli integratori, se ovviamente è scritto sul foglio illustrativo. Altra cosa che vi ho già detto in un altro punto, ma che vi ripeto, che vi consiglio caldamente, è stringi amicizie, soprattutto se siete in altre parti d'Italia. È una cosa bellissima perché, vi faccio l'esempio, io facendo stage, accompagnando allievi agli stage, ho girato tutta la Toscana.
Morale della favola, io adesso conosco tantissime persone in Toscana, ballerini, non ballerini, insegnanti, non insegnanti, gente di ogni tipo. Ed è una cosa meravigliosa perché comunque tu comunque continui a comunicare con una persona che sta al di fuori della tua realtà, tipo un amico di penna. Poi adesso che abbiamo tutti WhatsApp, Instagram e via dicendo, è facilissimo mantenersi in contatto. E ci si può anche trovare, nel senso che poi se la persona in Toscana mi viene a dire: ah, cavolo, guarda che c'è questo stage a Roma che io vado a fare, mi accompagni? Si va insieme, quindi anche si ovvia le situazioni nel quale non c'è mai nessuno che vuole venire con te a fare lo stage estivo e si va a fare il viaggio tutti insieme venendo da diverse parti d'Italia. E poi è sempre bello avere delle amicizie che hanno la tua stessa passione in comune, senza andare a mettersi in competizione con gli stessi, perché ognuno ha le sue qualità, ovviamente. Ultima regola che io mi autoimpongo, ma che impongo anche agli allievi che porto agli stage, è: comportati bene in maniera diligente, rispetta sempre le regole. Questo perché, proprio a livello civile, come persone, è giusto che non sia una motivazione il fatto di uscire dalla propria città, allontanarsi dai propri genitori, il comportarsi male, cioè il fatto che voi uscite dalla vostra città e siete senza genitori non vi autorizza a diventare dei teppisti che saltano le lezioni, che bigiano, che escono e che fanno atti vandalici o cose del genere, solo perché non siete supervisionati, che poi sono sempre tutti supervisionati a prescindere però. Anzi, lo stimolo deve essere: io sono un esterno, sono un estraneo, non mi conosce nessuno, che immagine voglio dare di me? Quindi, senza andare ad ansiare per il rispetto delle regole e questo genere di cose, secondo me una cosa molto bella per dare una bella immagine di se stessi è proprio questa, quindi quella di essere sempre diligenti e rispettosi delle regole, degli insegnanti, delle persone che ho intorno e via dicendo. Credo di aver finito. Questo è un argomento che mi sta molto a cuore perché mi manca tanto fare i campus estivi di danza e non vedo l'ora di farne, però devo dire che con le esperienze passate adesso io vorrei portarmi dietro solamente chi effettivamente ne ha bisogno a livello psicologico e a livello artistico. Quindi vabbè, insomma, in un futuro magari vi racconterò altre esperienze di questo tipo. Se vi fa piacere, fatemi sapere nei commenti. Spero oltretutto di esservi stata utile e che vi sia piaciuto il video. Se è così, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, insegnanti di danza, compagni di danza, condividetelo su tutti i vostri social. E se ovviamente vi piace questo format, la piattaforma, tutto quello che porto su questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 15 di luglio con Baking Joe, il mio format dove vi metto a pasticciare in cucina. Invece ci vediamo col prossimo Danza con Joe il 19 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!